Questa è la torta Coccobello Africa. Certo. Allora, torta Coccobello Africa, preparata con 200 g di biscotti al cioccolato, 100 g di burro, 250 g di ricotta, 250 g di mascarpone, 250 g di panna montata. Monterò la panna oggi. Brava. Un cocco fresco, due fogli di gelatina, un bicchierino di rum, 100 g di zucchero e 50 grammi di cioccolato Fondente. fondente. Che buono. A me piace da matti il cocco, Rizzi. Te No, no? così piace anche a me non piacciono le torte col cocco. Ma questa vedrai che quando l'assaggerai, te, come tutte le volte, cambierai idea. Sì. Aspetta, Allora, questo lo dobbiamo frullare. Aspetta, adesso va bene. Gli diamo una sciacquata a questo. Ecco qua. Vuoi una ciotola? Una ciotolina, grazie. Ecco qua. Se riuscite a tenere il latte, ancora meglio. Ecco qua. Boh, a posto, fatto Abbiamo tutto. tutto, quello che ci occorre ce l'abbiamo, Abbiamo dai. tutto. Allora, biscotti al cioccolato, al cacao anche, tritati. Esatto, Beh, insomma, facciamo una cheesecake e di la conseguenza base è la quella. base è il biscotto e il burro. E sciogliamo il burro al microonde. Vado. Basta? Perfetto, perfetto, perfetto. È proprio una polverina diventata. Va bene, Sì, no? va bene, va bene. Ecco, questo qua non lavarlo, Franca, perché invece di grattugiarlo il cocco, se no dovresti grattugiarlo con questa, lo possiamo anche frullare lì Va dentro. bene. Quindi a Anche pezzettini. se c'è un po' di biscotto Ah, non ancora. Ok. importa, non importa, perché tanto poi va tutto mescolato, Adesso con questo qua lo aggiungiamo. Ma qui dovrei togliergli la buccia in pratica. Assolutamente no. No, lo cosiamo Sì, così. lo cosi così. Ecco qua. No, no, non le piace il cocco. Ha la bocca piena. Ah, Scatole, ma oh. sei te che dici una cosa e poi ne fai un'altra. Ma va. Ecco qua. Una volta che avete ottenuto questo. Questa sbriciolata. La mettiamo nella tortiera. Vediamo, eh. Deve essere proprio polvere? Dovrebbe essere proprio polvere. Allora, questo è un disco abbastanza grande, Quindi io di solito la faccio in un disco un po' più piccolino per questa dose, quindi un po' più stretto. La pressate bene e la mettete in frigorifero. Esatto. Allora, zucchero, Sì. ricotta e mascarpone. Ecco qua. Ok. Mescoliamo bene il tutto. C'è da montare la panna. Io intanto mescolo la ricotta, il mascarpone e lo zucchero. Qua che sta già scaldandosi, tolgo la gelatina e la faccio sciogliere. Aggiungo poi il cocco grattugiato. Eccolo qua. E con una frustina vado a lavorare il tutto. Adesso fondiamo anche il cioccolato. Va bene. Andiamo a versare rum con la gelatina nel cocco, nel mascarpone, nella ricotta. Ecco qua. Allora mettiamo la panna, giriamo da sotto a sopra. Adesso la metto tutta, questa. Ok, questa è la consistenza perfetta. Una volta che tu hai raffreddato la tua base di biscotti al cioccolato, Sì. versi il tutto nello stampo. Beh, sì. Questa va lasciata in frigorifero almeno 4 ore. Intanto io ho fatto fondere del cioccolato fondente, Perfetta, direi. Eccola qua. Adesso Finora mi piace. ti piacerà ancora di più. Sì, eh? Perché prendo questo cioccolato fondente, lo metto in un sac à poche e faccio la decorazione. Vedete che io nel fondente non ho messo nulla, solo cioccolato e basta.
Con un buchino molto sottile, decorare. Tutti questi avanti e indietro, sì. Che poi a contatto con il calore, cioè scusami, col con il freddo, diventano subito croccanti.